La resistenza di un'Atalanta monumentale cade a meno 5 dal traguardo. Amiche ed amici appassionati di grande calcio, buonasera e benvenuti su Molino Sportone. Ragazzi, parliamo di questa partita di Champions League che ha visto di fronte l'Atalanta e il Real Madrid. Partita valevole per gli ottavi di finale di UEFA Champions League. Si giocava in casa dei Bergamaschi al Wembley Stadium per l'andata. E qua io vi dico, parliamo subito di tutto quello che volete che io parli. Perché è questo il nocciolo della questione, l'espulsione di Freuler per fallo su Vinicius Junior. A causa di un pressing corale di squadra dell'Atalanta, al quale però il Real Madrid ha saputo porre rimedio riuscendo ad uscirne molto bene con i suoi palleggiatori. Che cosa ne penso di questo episodio? Voi lo sapete, io non sono arbitro, però cerco sempre di vedere da un punto di vista più oggettivo possibile gli episodi. E restano molti dubbi sul cartellino rosso. Ma al di là del fatto che sia stato fischiato contro l'Atalanta a favore del Real, che poi io ho una serie di complotti in testa in Champions nei confronti del Real, penso che Chiellini aveva ragione quando c'è Juppé, anche se il rigore all'ultimo minuto in Real Juve di 3 anni fa c'era. Al di là di quello, parliamo appunto di questo episodio. Secondo me è una situazione da 50 e 50 e tu, arbitro, styler, crucco, non hai la benché minima sensibilità, facendo un paragone col Buffon, di espellere al 17esimo del primo tempo di una partita di un ottavo di finale di una gara secca un giocatore. Se nel primo tempo, il primo fallo di questo giocatore, secondo me non era una situazione di doxo chiara questa. Ora non so se sapete cos'è il doxo, se seguite Luca Marelli sicuramente lo sapete cos'è il doxo, altrimenti invito ad andarlo a seguire. Quindi secondo me era una situazione da 50 e 50, perché in situazioni, secondo me in condizioni normali, avessi dato giallo, avessi dato rosso, ci sarebbero state sicuramente polemiche, ma nessuna delle decisioni secondo me era sbagliata. Ma in questo contesto nel quale tu sei nel primo tempo tu già indirizzi una partita. Perché ok, l'Atalanta ha sofferto come i cani in questa partita. Ha dovuto levare Duvan Zapata, poi l'errore di Gasperini nei cambi, perché qua Gasperini secondo me prende un voto insufficiente in quanto toglie Muriel per mettere Ilicic, che non tiene un pallone manco a pagarlo. E infatti verrà poi risostituito da Malinovskyi. Errore qua da parte di Gasperini. Poi cerca in tutti i modi, mette Palomino per chiudersi, ma arriva il gol di Mendy. Gol di Mendy, tiro a giro sul secondo palo. Secondo me Gollini ha qualche responsabilità. Partita monumentale di Gollini, di Toloi, di Romero. Io consiglierei la UEFA di andare a Zingoni a fare un altro controllo antidoping, perché veramente questi atleti straordinaria. Questa è una battuta, attenzione. D'altra parte il Real Madrid, che aveva veramente Pipe Paperino in panchina, è entrato addirittura un certo Ugo Duro nel secondo tempo, ha dimostrato comunque di avere quella mentalità europea che l'Atalanta non ha al momento. Comunque ancora non è tutto perduto, perché fra 3 settimane si può andare al Santiago Bernabéu, anzi no, all'Alfredo di Stefano, visto che il Bernabéu è ancora in ristrutturazione, e provare a fare il colpaccio, perché l'1-0 subito in casa non è un risultato cattivissimo. Avrei avuto più paura se fosse stato 1-0 per il Real al Di Stefano, appunto, perché sarebbe stato molto più difficile rimontare a livello di risultati in casa, visto che comunque senza pubblico non è che ci sia sto grande fattore campo. Ultima cosa, parliamo dei grandissimi interisti. Io conosco molti interisti che hanno goduto per la sconfitta di questa Atalanta per l'odio smisurato che hanno nei confronti della figura di Gasperini. Voi potete avere un odio nei confronti di Gasperini, però veramente il fegato voi ce l'avete proprio, ve lo devono togliere dal corpo, perché ormai ce l'avete talmente tanto spappolato che non serve più a niente il vostro fegato. Comunque, nell'altra partita del girone, vittoria esterna del Manchester City che sblocca il Borussia Park di Mönchengladbach, a segno Bernardo Silva e Gabriel Jesus, quindi qualificazione che è già
dalla parte praticamente della squadra di Guardiola, hanno vinto tutte le prime in classifica agli ottavi, tranne la Juve ovviamente, noi dobbiamo essere i zimbelli di tutti. Vabbè, like, mi piace, con iscrizione, e ci vediamo al prossimo video.